Festa in campo e sugli spalti, il Pisa confeziona la quasi matematica salvezza con 4 punti di vantaggio dalla zona playout e 2 gare ancora dal termine del campionato. Ancora una volta decisivo Jacopo Fanucchi, il vero e proprio mattatore di questa seconda parte di campionato. Da segnalare anche la stupenda prova di Obodo, sicuramente la sua migliore gara stagionale. Partita in svantaggio, la squadra di Pagliari con la mentalità che la contraddistingue è riuscita nell'impresa di ribaltare il risultato. Per l'Andi adesso si fa complicata, è in piena zona playout. Andiamo a vedere dunque le immagini della partita. La gara inizia subito con una doccia fredda per i neroazzurri e infatti su un calcio piazzato che vediamo in questo momento dell'ottimo Minesso, che Cepitelli trova la via del gol svettando e quindi trovando la direzione vincente per il vantaggio degli ospiti. Grande esultanza per Cepitelli, era passato appena un minuto dall'inizio della partita. Il Pisa dunque si deve riorganizzare, al 12° è ancora Minesso che tenta al volo di sorprendere Pugliesi ma calcia al lato. Al 13° è invece Fanucchi che protegge un pallone, si libera della marcatura ma calcia alto. Fanucchi, ottima gara anche per lui oggi. Al 17° è la rete del Pisa. Grande colpo di testa di Obodo che colpisce la parte bassa della traversa e si insacca su calcio d'angolo ottimamente calciato da Marco Ilari. Grande esultanza di Obodo, oggi impeccabile a centrocampo. Il Pisa è in crescendo, continua ad attaccare, allora ancora Fanucchi che prende palla sulla tre quarti e calcia un pallone velenoso costringendo Spadavecchi al calcio d'angolo. Al 21° è di nuovo il turno di Obodo che riceve un pallone calcia alto, ma è grande Pisa. Al 23° mischia pericolosa in area neroazzurra dopo una punizione calciata dal solito Minesso, vedete un batti arrivato in area di rigore, alla fine l'arbitro fischia la punizione per il Pisa. Al 33° da un calcio di punizione per l'Andrea, Pugliesi smanaccia e salva così un insidioso traversone. Al 37° ancora Fanucchi che si aggiusta un pallone e calcia centralmente molto debolmente. Al 40° splendida intuizione di Fanucchi che vede il movimento di Lari, lo serve ma il numero 7 del Pisa decide di calciare in bocca a Spadavecchia mangiandosi il gol. Inizia il secondo tempo che vede ancora il Pisa al 17° passare quasi in vantaggio con una punizione di Lari, però arriva Gimelli che viene stoppato da Spadavecchia, anche qui punizione poi per la... no, si continua a giocare. C'è solo una squadra in campo nella ripresa e insomma qui vediamo Fanucchi stoppato incredibilmente, poi una punizione di Lari, un'altra mischia tremenda in area di rigore, la palla fa di tutto per non entrare in porta, ancora poi alla fine Passiglia prova a prendere il pallone, poi una serie di batti e ribatti, ancora una punizione per l'Andrea. Al 40° Raimondi lancia un pallone invitante, colpo di testa di Fanucchi, arriva Ilari, cinturata in area di rigore, calcio di rigore nettissimo per il Pisa e dunque al 41° dal dischetto è Jacopo Fanucchi che calcia in rete nell'angolino basso alla destra del portiere. Grande festa per Jacopo Fanucchi che segna una rete decisiva, un'altra delle sue reti decisive, poi incredibile esultanza inedita per Fanucchi che ha calciato oggi da tutte le posizioni e si merita veramente questa grande esultanza. Il gol importantissimo per la salvezza del Pisa. La classifica nella parte destra del tabellone recita così: Pisa 39, Barletta 38, Gela 37, Ternana e Cosenza 35, Andria 33, Viareggio 30, Foligno 29, Cavese 28 e domenica prossima tutti a Viareggio.